Allora, proseguiamo e adesso passiamo all'oggetto 97. Si tratta di un'interrogazione presentata dal consigliere Solinas e rivolta all'assessore Cecchini. Ritardi nella liquidazione delle somme relative alla misura 11, agricoltura biologica, del programma di sviluppo rurale della Regione Umbria 2014-2020. Prego, consigliere Solina. Grazie, grazie signora Presidente. Come i colleghi consiglieri sanno, il PSR è lo strumento finanziato con i fondi dell'Unione Europea e comprende la cosiddetta misura unica 11, che è finalizzata a sostenere l'agricoltura biologica, quindi intende incentivarne l'introduzione ed il mantenimento appunto di questo metodo particolare. È un metodo, l'agricoltura biologica, di coltivazione sicuramente virtuoso e ricco di pregi, infatti mira all'attuazione di una gestione aziendale a basso impatto ambientale in tutti gli ambiti della produzione, con un ridotto impiego di prodotti di sintesi, un limitato consumo energetico ed una rivalutazione dei principi attivi naturali. Inoltre, consta di un sistema di produzione che sostiene l'integrità del suolo, l'ecosistema e la salute delle persone. Si basa su processi di salvaguardia dell'ecosistema stesso, della biodiversità e cicli adatti alle condizioni locali piuttosto che sull'uso di input con effetti avversi. Quindi combina tradizione, innovazione e scienza affinché l'ambiente, ne tragga beneficio. La misura 11 del PSR è articolata in due sottomisure. La prima è tesa ad introdurre pratiche e metodi di produzione biologica, la seconda, la 11.2, a mantenere nel tempo queste pratiche e i metodi di produzione biologica. Ho due delibere della Giunta regionale, la prima del 416 del 19 aprile 2016, la seconda 399 del 10 aprile 2017. Con queste delibere sono state avviate le procedure per la presentazione delle domande di sostegno a valere sulla misura 11 dell'agricoltura biologica per il PSR 2016 e 2017 rispettivamente. L'organismo pagatore, cioè erogatore dei finanziamenti, cui compete appunto la definizione dell'istruttoria, è l'AGEA. Delle domande di pagamento, compresa la liquidazione degli aiuti ai beneficiari, è l'AGEA. A quanto costa alcuni dei soggetti beneficiari, cioè che hanno fatto domanda degli aiuti in argomento, sono ancora in attesa della liquidazione delle somme relative agli anni 2015 e 2016. Quindi, considerato tutto quanto detto, l'interrogazione è volta a chiarire con la Giunta regionale, con l'assessorato in particolare, chiarire i motivi per cui si sono verificati questi ritardi nella liquidazione delle somme relative alla misura 11 agricoltura biologica del programma PSR della Regione Umbria 2014-2020. Grazie. Grazie, prego, assessore Cecchini. Sì, il tema è noto, ci sono stati anche diversi incontri con l'associazione che rappresenta i produttori di biologico. E a dire la verità, la problematica interessa la gran parte degli imprenditori umbri e quindi non solo i produttori di biologico, relativo ai ritardi sui pagamenti, soprattutto dell'annualità 2015. L'annualità 2015 è la prima annualità dello piano di sviluppo rurale 2014-2020 ed è l'annualità che paga un po' le conseguenze dell'avvio della procedura. Noi siamo state l'unica regione, peraltro, solo la Sardegna e la Sicilia hanno aperto alcune misure, ma non tutte quelle relative alle misure a superficie e compreso il biologico, e questo ha significato che abbiamo più problemi delle altre regioni. Per intenderci, i produttori umbri sono in ritardo come diciamo ricevimento dei soldi, nelle altre regioni non si lamenta nessuno perché il 2015 non lo riscuoteranno mai. Oh, questo non vuol dire che va tutto bene, noi stiamo lavorando con AGEA, che è l'organismo pagatore, c'è stata l'ultima bilaterale il 25 luglio con i dirigenti della regione e i dirigenti di AGEA, perché lì c'è un problema relativo appunto all'avvio della partenza, al fatto che
AGEA ha la normativa è cambiata, è stata introdotta la famosa VCM, verificabilità e controllabilità della misura, che vuol dire far tutti quanti verifiche prima di mettere in pagamento la misura. E per far questo non c'è stato messo a disposizione ancora attraverso il sistema da AGEA la modalità per portare avanti la procedura, perché è ancora in fase di predisposizione di tutti i sistemi. E, malgrado ciò, tutte le misure, tutte le domande che hanno già riscontrato una istruttoria positiva da parte della Regione hanno iniziato ad essere messe in pagamento. Quindi 103 domande relative al 2015 per un totale di 681.000 euro sono state già pagate. Per le altre, dove evidentemente c'è qualche anomalia, qualche problematica da sistemare, appunto siamo in attesa che AGEA ci metta a disposizione la procedura per segnalare qual è il problema, e naturalmente la collaborazione con l'azienda agricola, con i professionisti e con i CA per capire qual è il problema che fa scaturire l'anomalia che blocca le procedure e i pagamenti. Va meglio per il 2016, perché in base al decreto che ha previsto il pagamento senza effettuare i controlli preventivi nelle quattro regioni che hanno avuto il terremoto, anche il biologico, come le altre misure del 2016, sono state pagate per il 90%, anche per il motivo che, siccome le verifiche non sono state ancora fatte, laddove c'è qualche errore, meglio, come dire, ridare soldi in più che richiederli, e quindi il pagamento non è stato fatto complessivamente. Quindi è un lavoro che stiamo portando avanti con AGEA per risolvere questa che è un problema relativo al 2015. Per l'Umbria rappresenta, su 269 domande, ripeto, ne sono state pagate 103, quindi rappresenta un impegno importante, ma vale per il biologico e anche per le altre. Per il resto è inutile confermare che il biologico, che è sempre più ricercato e apprezzato nei diversi mercati, non solo italiani ma anche europei, rappresenta per l'Umbria pezzo importante della produzione, della qualità della nostra agricoltura, e anche per questo ha destinato e sta destinando risorse ingenti per fare in modo che abbiano un sostegno efficace. La replica del consigliere Solina. Ringrazio l'assessore per il suo chiarimento. E ovviamente auspico la prosecuzione del suo interessamento. Ha fatto molto bene l'assessore a ricordare che la problematica relativa al ritardo del pagamento non riguarda solo le aziende del biologico, ma anche altre tipologie di produzione agricola, per le quali, tra l'altro, per il quale problema avevo ricevuto sollecitazioni personalmente. Quindi anche per, ovviamente, il problema concerne varie tipologie di produzione. Quindi sono soddisfatto sicuramente della risposta dell'assessore, e appunto chiedo che venga sostenuta con attenzione questa causa anche nel tempo. Grazie. Grazie. Passiamo adesso all'oggetto 105. È un'interrogazione dei consiglieri Liberati e Carbonari rivolto all'assessore Cecchini. Impianto di biodigestione di Marciano, Olmeto, tempi previsti per lo smaltimento definitivo e per il ripristino dei luoghi. Informazioni della Giunta regionale al riguardo. Sì, prego, consigliere Liberati. Grazie Presidente. Noto molte assenze dagli assessori, so che c'è stato un problema personale, però non credo che noi possiamo continuare con interrogazioni che vengono presentate e poi non si presenta nessuno, né altri vengono scelti per rispondere da parte della Giunta Marini. Catiuscia Marini, che è assente ovviamente anche oggi, in questo preciso momento. Allora dunque, vicenda biodigestore di Marciano. Questa storia parte negli anni Ottanta, principi attorno al 1989, una situazione assurda. Bisognava ovviamente soltanto cercare di gestire le lavorazioni degli allevamenti, insomma la produzione degli allevamenti e ovviamente i relativi reflui. Invece l'impianto di biodigestione si rivela un autentico fallimento nel corso del tempo, e pian piano, anziché cercare di tamponare la situazione,
viene fuori da tutto un cronoprogramma che io non leggo, ma in sintesi riferisco: 15 miliardi di vecchie lire spesi per questi dispositivi. Anziché adeguare, migliorare, eccetera, noi andiamo a peggiorare la situazione con l'intervento nel 97 di SIA e Gesenu. E poi, nel frattempo, anche la vicenda è abbastanza tragicomica, perché devono passare 20 anni, 20 anni, 21, prima che ci sia l'intervento di qualche autorità oltre quelle politiche, perché quelle politiche le conosciamo benissimo, diciamo, non riescono ad affrontare in maniera incisiva e definitiva un problema che è stato segnalato con esposti reiterati da parte di cittadini del luogo, di residenti, di imprese. Le autorità di controllo giacciono per interi lustri e poi redivive a fine anni zero, dopo vent'anni appunto, dopo anni di esalazioni maleodoranti ovviamente e di spargimento di digestato ovunque, anche in zone escluse dai protocolli d'intesa, in zone agricole, qualcuno interviene. E lì comincia, diciamo, il cortocircuito ulteriore delle istituzioni italiane, perché noi viviamo in un paese strano, no? In cui per anni non succede niente, anche se tutti sanno. E poi dopo che succede? Succede che intervengono i carabinieri del NOI, che sequestrano nel 2010, dopo che ARPA poco prima aveva bloccato l'impianto, intervengono i carabinieri, ma il comune va avanti come se nulla fosse e autorizza con la provincia autorizza lo spargimento di digestato liquido, quello solido resta lì. Nel 2013 comunque, diciamo, alzano le mani le istituzioni, il comune in particolare, e si va verso il blocco totale dell'impianto, si dispone la chiusura. Passano appunto anni su anni, 24 anni da l'avvio di questo impianto, che evidentemente non ha fatto che produrre problemi. Allora, poi ci sono naturalmente tutta una serie di analisi che attestano la gravità della situazione, fatte nel 2010. L'azoto alterato in 13 pozzi, ammonio 44 volte superiore al limite, il nitrito 7 volte, il nitrato fino a 3 volte, un po' di cromo esavalente che non manca mai, diciamo, in diverse zone dell'Umbria, manganese 42 volte oltre il limite consentito, tutto normale. Allora, a questo punto, no, visto che c'è stata un'interrogazione anche diversi mesi fa, e mi pare che non si riesca a venirne fuori tra laghetti maleodoranti, carichi di questa robaccia da ormai appunto lustri e decenni, e inerzie varie, vorremmo capire che cosa volete fare per accompagnare davvero allo smantellamento e al insomma, ripristino dei luoghi questa situazione. Cosa fare, come accompagnare anche il Comune, che evidentemente da solo per diversi motivi non ce la fa, anche se sono anni che viene, come dire, sollecitato a, anni e anni. Io credo che il Comune abbia un ruolo fondamentale, tra l'altro, in questa situazione. Nel momento in cui si muove il Comune e il Sindaco, voi poi dovreste agire di concerto per addivenire a un risultato decente. Quindi noi oggi vorremmo un cronoprogramma, ci sono qui anche i cittadini che aspettano, un cronoprogramma per presidiare davvero salute ambiente e non continuare a fare le chiacchiere, perché le chiacchiere non fanno frittelle. Prego, Assessore Cecchini. Sì, ma relativamente al biodigestore di Olmeto, già nel 2010 con delibera della Giunta regionale fu assegnato un finanziamento di 240.000 euro, questo per procedere a primi interventi, ritenendo che laddove si fosse comunque intrapresa la strada della dismissione dell'impianto, questo non poteva avvenire senza porsi il problema dei laghetti e di come o svuotare utilizzandolo o comunque in altro modo i reflui che stavano all'interno dei laghetti. C'è stato da quel momento anche in poi un lavoro per capire la natura della, diciamo, presenza all'interno dei laghetti, perché la normativa
nazionale fa sì che a seconda di come viene classificato il contenuto di, in questo caso, dei laghetti, in altri casi magari di altri luoghi, e se è classificato rifiuto c'è un procedimento, se è classificato non rifiuto il procedimento un altro. In questo caso si è ritenuto, nel rispetto delle normative vigenti, anche in presenza del fatto che il Ministero dell'Ambiente con il Ministero dell'Agricoltura nel 2016 ha siglato un protocollo d'intesa e anche normative più chiare e precise per classificare meglio il digestato e tutto quello che esce da impianti come quelli di Olmeto, quindi in questo caso è entrato in contatto l'ufficio e la parte regionale preposta alla gestione dei rifiuti, e in questo caso assieme al comune di Marciano hanno messo in atto un cronoprogramma, anche con perfezionando un atto approvato nel 2010, una determina, aggiungendo, quindi dando la possibilità di avere maggiori terreni a disposizione per l'utilizzo agronomico del digestato, del contenuto attraverso la ferta irrigazione, e con un contatto continuo, sapendo che in questo caso comunque lo svuotamento dei laghetti e la risoluzione, come dire, della problematica relativa all'impianto è competenza dell'amministrazione comunale e non della regione. Quindi in data 9 maggio, mi pare, il comune ci ha comunicato di aver iniziato a, non ho verificato, sarà, come dire, nel momento in cui ufficialmente il comune ha notificato di aver iniziato le operazioni di svuotamento dei biodigestori ancora della società SIA, e il comune di Marciano con comunicazione del 22 maggio e 14 luglio ha comunicato l'inizio delle operazioni di spandimento. Questo vuol dire che siamo nelle condizioni in cui è partito concretamente il processo per individuare la soluzione definitiva a quello che è una problematica che in questo caso riguarda Olmeto, ma che credo nei diversi territori d'Italia riguarda tutti quegli impianti nati con determinate caratteristiche, anche obiettivi, rispondendo ad esigenze e anche opportunità che in quel momento la legge nazionale metteva a disposizione, che poi nel tempo si sono rivelati evidentemente una problematica complicata da gestire. E quindi, per essere, come dire, per chiudere, da maggio è iniziata la fase con le prime operazioni di svuotamento. Prego, consigliere Liberati. Allora, io non ho ascoltato da parte dell'assessore, quindi della giunta regionale, un chiaro cronoprogramma. È stata soltanto citata una delibera. Non credo che questo sia oggettivamente, rappresenti un riscontro rispetto a una domanda che abbiamo formulato. Un cronoprogramma significa dicembre 2017 prosciughiamo i laghetti, giugno 2018 mettiamo in sicurezza l'aria, poi Natale facciamo la bonifica. C'è un cronoprogramma? No, non si riesce ad avere un cronoprogramma, e lei non ha certezza a riguardo perché in loco probabilmente non c'è nemmeno stata, tanto che purtroppo, diciamo, abbiamo dovuto ascoltare le lamentele dei cittadini. Di nuovo, è una storia che va avanti da troppi anni, ma io intendo dire, come lo utilizzate il potere? Avete un grande potere, come lo utilizzate? Bisogna dare una risposta chiara. Quindi su questo non sono minimamente soddisfatto e credo che ci torneremo molto presto. Il ripristino quindi dello stato dei luoghi, lo stato quo ante, pare quanto mai lontano ancora oggi. Io non credo, ripeto, che questo sia un modo di fare adeguato al rango dell'istituzione e dei ruoli che qui dentro ognuno di noi riveste. Grazie.